Salve fanciulle e fanciulli, aggiungo questa introduzione perché in realtà c'erano troppi rumori e allora ho voluto tagliare quella fatta all'inizio. Volevo solo introdurvi a questa lettura, e perché oramai la lettura l'ho già fatta, una lettura molto intensa che parlerà del tuo ruolo karmico in rapporto a lui o del tuo ruolo karmico in rapporto a lei. Ci sono degli eventi importanti all'orizzonte e tu hai una funzione fondamentale in questo amore che sembra predestinato in quanto affonda le sue radici molto molto lontano. Il video inizia subito perché ho unito le due parti e per fortuna non dovrei attendere. Aspetto i tuoi commenti. Se mi vuoi contattare per un consulto, trovi qui sotto la mia email tarocchiviaggioalchemico@gmail.com. Per il resto posso solo che ringraziarvi e attendervi anche domani, stasera, quando faremo i nuovi video per i prossimi interattivi. Allora, andiamo a vedere se il ritorno di questa persona è innanzitutto un ritorno sincero. Quindi, a livello di anima, oltre che a livello anche di razionalità, perché magari l'anima sente qualcosa e quindi questo qualcosa spinge la persona ad agire. La razionalità può effettivamente dar vita ad un calcolo, non necessariamente un calcolo negativo, da manipolatore, però comunque prevedere, quindi agire in un certo modo per avere un certo tipo di risultato. Noi vogliamo sapere se l'apertura sentimentale è reale, anche perché se lui si è messo in testa di recuperare, potrebbe indossare abiti più romantici del normale proprio per ottenere quel tipo di risultato. Questo che vogliamo indagare. Cioè, questa persona agisce assecondando sentimento e ragione assieme o sta calcolando qualcosa? No, in realtà il calcolo, razionalmente parlando, come progettualità mirata A, non c'è. Anzi, mi verrebbe da dire che questa persona, per quanto stia manifestando un'apertura e quindi stia forzando anche il suo carattere, il suo orgoglio, quindi quasi un atto di umiltà, spera e desidera e ambisce a trovare in te una corrispondenza, questo abbraccio. Mi manca quel legame che non deve essere corda. Certo, non posso ancora prometterti grandi cose. Questo più che dirtelo è un qualcosa che si evince dal contesto e che tu puoi comprendere osservando bene i suoi piccoli movimenti. Questo albero radicato che si piega a cingerti con il ramo non riesce neanche a darlo pienamente quell'abbraccio e ciò che sente è più forte di ciò che manifesta. E questo radicamento al presente ci dice che le cause che lo hanno condizionato fino ad oggi non sono state recise del tutto. Quindi poi vediamo l'altra donna, altre situazioni, se questa energia è negativa, se può far del male a lui, non a livello ovviamente fisico, ma se può rappresentare un fardello che appesantisce e rallenta il suo movimento. Va detto anche che il taglio netto traumatico delle radici, ecco, non sempre è un qualcosa di positivo, anche perché poi alla fine le cause appartengono anche alla persona che ha vissuto quelle cause, perché sono i mattoncini che giustificano, no, poi l'edificio psicologico, emotivo, sentimentale, umano che ciascuno di noi costruisce nel presente proiettandosi verso il futuro. Cosa si fa? Solitamente se un ambiente è tossico e non va bene, ci si deve spostare. Ecco, per lui. Ecco anche il perché della carta nessuna cosa, quindi non c'è un vero e proprio progetto, un desiderio sì, fortissimo, di riavvicinarsi, quasi di trovare in te un aiuto. Non mi posso muovere io, strappami da qui, ma non farmi morire, aiutami a. Quindi dicevamo che spostarsi, metaforicamente o concretamente, potrebbe effettivamente rappresentare la salvezza per lui. Se tu mi riprendi, io mi allontano dalle altre situazioni. Se mi lasci solo, per forza di cose, io non riesco ad allontanarmi. Probabilmente c'è un legame di sudditanza psicologica o comunque di dipendenza affettiva. Se noi abbiamo una piantina, un alberello e vogliamo spostarlo perché, ahimè, è cresciuto in una zona del giardino dove c'è troppo vento, troppa umidità, troppo sole o non c'è sole, cosa si fa?
si deve sì spostare l'albero e quindi sradicarlo, ma portando con sé le radici, vuol dire dobbiamo iniziare a togliere tutto ciò che trattiene queste radici, vuol dire dobbiamo iniziare a sciogliere le cause che precedono le cause del presente, quindi lavorare a ritroso. In questo caso abbiamo una persona che più che altro non sa bene dove mettere mano, che avrebbe bisogno di un aiuto, che spera in questo aiuto, che non ti può ancora promettere miracoli, ma quantomeno nel tentativo di provare a farne, ecco, possiamo dire che questa persona è effettivamente una persona sincera. Vediamo dove va, verso che cosa, per quanto poi i suoi occhi, quelli umani, non riescano a vedere ancora l'obiettivo, ma la pancia, il plesso solare, c'è cioè questa bellissima aura che vi circonda, già sa perché conosce il suo appetito. Quando abbiamo un appetito, riusciamo piano piano a comprendere anche di che natura è questo appetito. Sì, lui vuole proprio recuperare una manna dal cielo, riuscire a gestire queste passioni che sappiamo, no, far rima in un certo qual modo con i patimenti, cavalcando vittoriosi, vincenti sul proprio mondo, quindi sulla terra. Guarda che elemento particolare. Grazie a questo 3, l'imperatrice, sei gli amanti, l'amore, io mi sposto sulla terra. Ciò di cui ho bisogno in questo momento è la possibilità di muovermi. Non mi posso muovere da solo, arriva qualcuno che mi prende sul groppone, mi aiuta e vittoria, insieme andiamo avanti. Dove tutte e due fate un lavoro sull'orgoglio, anche se tu risulti essere un po' limitata, cioè devi comunque mettere in campo molta più pazienza di quella che oggettivamente varrebbe la pena di investire, però vero anche che chi ha di più, chi può e chi più sa solitamente è anche chi può prendere sul groppone determinate situazioni. Una cosa è certa, anche no? La direzione delle nostre stelle filanti di questa festa, di questo carnevale. Allora vogliamo capire se questa situazione poi si protrarrà anche nel futuro. Ah, c'è una carta dietro che non avevo visto. Ah no, in realtà non avevo visto la carta di nessuna cosa. Certo che non l'ho vista, ma è nera come la lavagna. Questo fa capire che ho una certa età. Scherzo, a parte le battute. Allora andiamo a vedere verso cosa andiamo. Cioè, noi vogliamo sapere, ma che cosa c'è dopo? C'è un carnevale, quindi mi stavi ingannando? Ci sei riuscito fino a un certo punto? Oppure, per come abbiamo visto, sei totalmente sincero, però non si può fuggire dalla propria natura e quindi poi alla fine quello che mi hai combinato prima me lo ricombini dopo. Allora, non sarà un cambiamento immediato, indolore, semplice. Quello che le carte ti dicono è che effettivamente tu hai un ruolo importante e potresti prenderti il peso di questa croce con lui assieme sul groppone perché sei più forte. Però devi chiederti, ne vale la pena? Prima domanda, velocizzare la situazione vuol dire però impegnarsi nel risolverla. Non volersi impegnare, perché è anche giusto così che ognuno porti la sua croce, il suo fardello, il suo peso, vuol dire avere un'estrema, immensa pazienza circa le attese che potrebbero dilatarsi nel tempo. Ora, questo aggrapparsi al passato, radicarsi, questo stare lì proprio, no? Mescolati con la terra, è un qualcosa che rappresenta la condizione del presente, al di là della ripetizione, e potrebbe portare entrambi a reiterare dei comportamenti ciclici che poi non vi conducono da nessuna parte. Onestà intellettuale vuole che anche tu riconosca che la connessione animica, spirituale e mentale che c'è tra di voi è molto molto forte, per quanto poi i comportamenti messi in atto fino adesso, dal passato al presente ed evidentemente nel momento stesso in cui ce ne stiamo rendendo conto, potrebbero ripresentarsi anche nel futuro prossimo, portano a girare intorno ad una situazione senza sbloccarla. Ci sono dei momenti alti, dei momenti bassi, non ci si lascia mai del tutto. Non ci si fida del tutto, non si comprende se mi stai inseguendo o mi stai fuggendo. Qui qualcuno si deve fermare e deve dare la direzione. Qualcuno deve spezzare questa, diciamo, dinamica ciclica, questo andamento circolare. Vediamo se tu hai energeticamente un ruolo più definito o che possiamo ipotizzare in maniera un po' più precisa in questa situazione. Beh, io direi di sì, o quantomeno tu rappresenti nel logico il famoso desiderio, il miracolo, cioè la stella cadente, le stelle che in questo caso sono delle stelle filanti, però cadono dal cielo in giù con i coriandoli, e anche la stella cometa che indica una via solitamente lineare, per quanto no, possano essere presenti delle curve, una via circolare tranne uno snodo o una
rotonda, solitamente non viene costruita una via circolare per girare intorno ad un problema, quindi comunque c'è la possibilità di indicare una via, però questa via porta sempre al discorso di prima, dobbiamo tornare un attimo indietro e qui non vuol dire solo aggrapparsi al passato, qui vuol dire affrontare il passato perché nel passato c'è il blocco concreto e metaforico e questo blocco, questo cubo è fatto di tante voci, di tante bocche, vuol dire cose dette, promesse magari non mantenute o situazioni di cui abbiamo parlato, non parlato abbastanza. Quindi se vuoi di nuovo trascinarmi nella tua realtà, e questo è il discorso che potresti fare tu a lui, mettendomi nella condizione di mettere sul groppone il peso del tuo presente per aiutarti con la promessa che il domani sarà migliore, allora dobbiamo risolvere il passato. C'è una situazione molto interessante che potremmo riassumere proprio in soldoni, in maniera becera, però in modo da rendere l'idea, che potete ritrovare negli scritti anche di Nietzsche, ovvero la libertà della consapevolezza del presente, rielaborando gli accadimenti del passato, svincola il futuro, cioè noi abbiamo interpretato fino ad oggi tutte le cose che ci sono successe nel passato in un certo modo. Quindi, se abbiamo interpretato un evento come brutto, la conseguenza, causa effetto, ci porta nell'oggi, nel leggere il passato e il presente in questa ottica. Se torniamo con la memoria indietro, e questa è la grande libertà che ci porta a spezzare la catena temporale, quindi ad essere eterni in fondo con il nostro pensiero, tu che cosa puoi fare? Puoi tornare indietro, osservare meglio l'accaduto, reinterpretarlo, ma non ingannandoti, trovando una chiave di lettura diversa. E lì, ritornando con la mente al presente, aprendo il futuro, tu hai aperto una strada nuova, hai rotto questo circolo vizioso, hai una nuova possibilità di fuga e hai una libertà per creare. Ogni qualvolta crei qualcosa, c'è qualcosa che nasce, c'è qualcosa che nasce ex novo. Vuol dire che c'è la libertà di dare un ritmo completamente diverso e così spezzi il karma. Proprio esempio banalissimo per rendere quest'idea. Perché ti può essere utile, visto che alla fine lui è comunque ben disposto, ma è un ragionamento che dovrebbe fare anche questa persona. Nel passato, esempio proprio semplice, avresti dovuto raggiungere un luogo in un certo orario, ad una certa ora. All'improvviso un condizionamento su strada, non so, una specie di, che so, un semaforo, il traffico, ti ha fatto perdere tempo. Tu hai mancato l'appuntamento, non hai mai incontrato quella persona, non vi siete più visti, nel presente questa cosa ti fa soffrire, il futuro sarà conseguenza di questa sofferenza, avrai sempre un ricordo brutto di quell'accadimento. Se invece avessimo la possibilità, tornando indietro, di capire, guardando dall'alto, che quella persona è una persona che ti avrebbe fatto soffrire o ti avrebbe fatto del male o magari non si era presentata e ti avrebbe deluso, e quindi avere una visione molto più profonda, ecco, potremmo effettivamente reinterpretare quel traffico, quel ritardo come una benedizione. Ho evitato guai peggiori. Questo ti riporta nel presente con una consapevolezza tale da non avere più sul groppone il peso del rancore, della rabbia, del dolore e aprirti ad un futuro migliore, perché alla fine questo ci dicono le carte. O rimaniamo a girare intorno e non si va da nessuna parte, oppure ci apriamo verso un futuro migliore. Allora sì, prendilo in considerazione. Nelle intenzioni è sincero ed è motivato. Poi all'atto pratico siete due attori protagonisti, il futuro si costruisce assieme, con la consapevolezza di guardare passo dopo passo, perché è vero che tu lo porti sul groppone e potresti dire: ma che rottura di scatole, tutto il peso a me. Però sei tu che hai le gambe e tu decidi la direzione, non lui. Lui è condizionato a seguirti, non tu al contrario. Avere questa consapevolezza profonda mette due protagonisti di una stessa storia nella condizione di dividere ruoli, fare squadra, ma te sei nella condizione migliore da un certo punto di vista. E questa è una cosa molto interessante. Quindi andiamo a vedere se torna effettivamente per amore. Ma al di là delle intenzioni che ha lui, lo andiamo a vedere proprio come conseguenza di questo ritorno, cioè per le carte effettivamente cosa ci dicono? Si creerà una condizione tale per cui si apre una situazione d'amore? C'è qualcosa di positivo o effettivamente è difficile spezzare questa catena karmica, quindi se dall'altra parte c'è l'altra donna, quella con l'energia pesante, quella che lo tiene, no, col cappio al collo, quella che non lo aiuta ma lo affossa, lo appesantisce, lo schiaccia, vediamo un po'. Beh,
Sicuramente c'è il taglio netto, con la volontà del contesto di portarvi verso il futuro. Il vento, no? Quando si dice sta cambiando il vento ha a che fare con l'aria, l'aria ha a che fare con le parole. Quindi quello che lui viene a dirti, anche se magari lo ripete ed è simile a qualcosa di detto già nel passato, probabilmente è diverso nell'essenza e nella natura, perché sta cambiando il vento. Queste parole sono ridotte all'osso, all'essenziale. Io ho pure paura a tornare da te e spero nel tuo perdono, lì dove effettivamente tu hai un ruolo per giudicarmi e condannarmi, tra virgolette, ma non sei un re, sei un papa, dovresti perdonarmi a prescindere. Però comprendendomi, io voglio confessarmi, ma nella confessione vorrei trovare accoglienza. E c'è un'alba dall'altra parte e queste due torri. L'alba crea una sorta di arco, congiunge questi due pilastri di per sé chiusi, immobili e incapaci di comunicare l'un con l'altro, ma talmente simili da non aver bisogno di comunicare. Se le due torri avessero consapevolezza di sé, dentro e fuori, passato, presente, potrebbero anticipare il futuro. Io non ho bisogno di sentirti parlare perché se conosco bene me, se conosco la mia interiorità, io so quante stanze hai, che tipo di scale hai, come ti hanno arredata, cara torre di rimpettaia, perché ci ha creato lo stesso architetto divino. Quindi io più che pretendere di conoscere te osservandoti e giudicandoti, io ti perdono a prescindere, perché nel perdonare te io ho già perdonato me e ho perdonato in generale, quindi comunque io mi alleggerisco di un sacco di rogne, ma mi spingi indirettamente per conoscerti meglio a scrutare dentro di me. Allora torniamo alla carta iniziale di nessuna cosa, dove nessuna cosa non è tanto non ho risposte, ma non mi servono domande, perché è vero che dentro c'è il buio, ma è vero anche che si sta creando una precondizione di luce profonda che può illuminare e rischiarare quel buio. Quindi questa esperienza, al di là di quello che accadrà all'atto pratico, è trasformativa spiritualmente parlando, perché nessuno di voi due rimarrà uguale, anche dal prendervi in considerazione questa volta e dal concedervi una ulteriore esperienza di felicità. Poi ci saranno gli ostacoli, vediamo se diventano inciampo o gradino per, no, evolvere. Cosa ci sarà? Eccoci, no, è fantastico. Allora, di per sé la torre non la prendiamo come un elemento negativo, né come un cambiamento violento o rocambolesco, violento solo nella maniera in cui possiamo intendere la violenza come un atto immediato, ed è un'illuminazione, saltano le corone, salta anche quella testa e l'autorità, via corona, via autorità. Tant'è vero che qui per terra voglio far notare, perché altrimenti non si capisce bene la potenza di queste due carte abbinate assieme. Arriva il fulmine, arriva il sole, viene illuminato tutto, viene anche bruciato ciò che è inutile, perché il fuoco comunque spiritualmente trasforma e purifica. Si sbatte la testa, quindi addio vecchie cognizioni, preconcetti e pregiudizi. Devo avere un nuovo punto di vista sulla realtà e lo acquisisco cadendo e rialzandomi. Le corone, ecco la corona a terra, via l'autorità. Sono autorevole, ma non sono autoritario. La mia autorità la manifesto nei tuoi confronti, concedendoti udienza, dal Papa si va in udienza e prendendo in considerazione il fatto di poterti effettivamente perdonare. Si sblocca una situazione limitata e limitante. Nella carta di prima, la papessa, avevamo comunque tanti elementi che rimandavano alla luna, alla ciclicità, all'unione dell'aria con l'acqua e a rimanere incastrati in questa pozza, potremmo dire, dalla quale qui stiamo uscendo. Con la nostra armatura vinciamo la natura, che ci porterebbe a fare il passo indietro del gambero, invece no, cambia il vento, andiamo in avanti. Intraprendiamo il viaggio che ci conduce, l'abbiamo detto, cioè è fantastico questo trittico di carte dove questa promessa di unità, questo coronamento passa attraverso la decostruzione della vita di ciascuno. Io mi conosco bene interiormente e quella luna non mi inganna più, è una luna che illumina giorno e sembra per l'appunto un sole, quindi io ti conosco, mascherina, come direbbero qui a Roma, e sono pronta ad affrontare i dubbi interiori, a mettermi in gioco, ma a parlare, perché portare luce è chiarire. Quindi le carte ti stanno dicendo: non è tanto importante quello che lui effettivamente può fare e sa fare adesso. È importante quello che tu puoi dichiarare prima con una progettualità illuminata e mirata. Quindi io ho un obiettivo, miro verso quell'obiettivo, andiamo assieme. Poi magari non arriviamo, però sappiamo che cosa stiamo cercando di costruire. E se il percorso si interrompe prima, pace.
Non dobbiamo litigare, non ci stiamo ingannando, non stiamo approfittando l'uno dell'altra e lo vincoli moralmente anche ad un comportamento più corretto. L'errore è dare per scontato quello che l'altro deve e vuole, non avere il coraggio di chiedere per vergogna o perché magari pensi non lo merito, o è un atteggiamento tramite il quale vai ad autosabotarti, o perché non c'è amor proprio, non c'è fiducia. Devi vincere questa cosa, perché innanzitutto andare al di là di questi limiti è spezzare altre strade circolari che non portano da nessuna parte, che appartengono al tuo di percorso spirituale. Quindi comunque sono acquisizioni su piani e su vari piani, vari livelli, quindi realtà compresenti, che però viste da angolazioni differenti poi prendono nello specifico identità. Quindi tu puoi evolvere nel frattempo per te, evolvere come coppia, far evolvere lui, abbracciare il futuro nel mentre riscatti il passato. È una situazione molto molto importante, sicuramente non è una situazione banale. A cosa porterà questo obiettivo? A cosa porterà questo percorso? Che cosa riuscirete a realizzare e raggiungere? Il ponte c'è. La possibilità di andare dall'altra parte, entrare in comunicazione c'è. Il passato va lasciato, ciò che è stato sì, va bene, è fondamentale, le coppe sono a terra, divelta è la caduta, ma è una caduta per rialzarsi. Rialzarsi in due nel sentimento. Quindi avere il coraggio di elaborare questo lutto, che non è nulla di brutto in assoluto, è solo trasformativo. Morire per rinascere, morire ad una forma per rinascere ad una forma nuova, tramite una trasformazione profonda che passa per la metamorfosi e l'uscita da una crisalide che è simile a tomba, ma tomba non è, nella misura in cui è solo un ventre materno, un utero, un sacro graal. Quindi le coppe sono i vostri due sacro graal o sacri graal personali, che stanno in piedi dopo esperienze passate toste che vanno fatto sbattere il muso a terra tante volte. Ora il muso è orientato di nuovo verso il cielo. Riuscirete quindi, e io mi auguro in questa incarnazione, perché le persone considerano le incarnazioni passate come prova del fatto che nell'oggi abbiano trovato l'anima gemella, la fiamma, l'anima karmica, però quando poi il discorso è guarda che il percorso è lungo, il tempo non esiste, se non riuscite adesso sarà nella prossima incarnazione, le persone si ribellano a questo ragionamento. Voi due riuscirete comunque a stare bene assieme, perché il passo nell'oggi è fondamentale per il futuro, lo abbiamo detto. Quindi sta a te, o meglio, tu hai un ruolo importante. Sei quel famoso giudice, ma un giudice spirituale. Papa, papessa, la legge, la Torah, le due colonne, le due torri. Devi creare questa, strada, questo ponte. C'è la possibilità di vincere i dubbi della luna e uscire dall'inganno, dall'ambiguità, dal dubbio? Vediamo. Beh, io direi proprio di sì. L'elemento torre torna ovunque, l'elemento ponte neanche a dirlo. Tutte le strade percorse verso un'evoluzione che porta all'incontro. Quindi vale la pena prendere in considerazione le richieste di questo uomo, vale la pena mettersi in gioco, ma non in maniera sconsiderata, anzi, questa è proprio carta vetrata che hai passato nell'anima, sul corpo, hai tolto tutto, bisogna rintonacare, ristuccare, ricreare questo bellissimo ambiente interiore, altro che carta di prima, nessuna cosa dove è tutto buio, qui abbiamo un ottimo architetto e anche un ottimo arredatore, cioè te per te stessa, lui per sé, ecco, e poiché abbiamo detto sulla base di una torre verrà poi costruita anche l'altra, solo lavorando su te stessa, rafforzando te stessa, rendendo consapevole te stessa, indirettamente rendi consapevole e forte lui. C'è un esperimento molto interessante di cui anche qui cercherò di rendere un esempio banale per far capire il significato, fatto tra il laboratorio del Gran Sasso e il CERN di Ginevra. In questo esperimento si prende una particella, la si divide in due parti, stessa sostanza, quindi una parte viene sparata velocemente a Ginevra o al Gran Sasso, in poche parole, metà da una parte e metà dall'altra. Le particelle hanno uno spin, che è un senso di rotazione. Nel momento stesso in cui per una di queste particelle viene cambiato, invertito il senso di rotazione, simultaneamente, non con lo scarto di un millesimo di secondo, quello che sia,
muta anche l'altra. Cioè, due anime, due persone che sono veramente profondamente unite, sono interconnesse simultaneamente. E spesso l'errore nella coppia, quando si soffre e ci si fraintende, è pensare di voler cambiare l'altro. Innanzitutto, nel tentativo di cambiare l'altro, si subisce il rinculo karmico del condizionamento a se stessi, perché se tu cambi lo spin a lui, indirettamente lo cambi a te, e non se ne esce. E poi noi non conosciamo l'altro, non sappiamo bene il modo in cui si sono assestate le esperienze fatte. Tu puoi lavorare solo su te stessa, sulla tua interiorità. Più ti rafforzi, più sei consapevole, più hai un certo grado di morale ed etica, eccetera, eccetera, più indirettamente queste capacità le doni a lui. L'amore si diffonde e si moltiplica, l'odio che sottrae. Quindi arricchisci te stessa, la ricchezza tu ce l'hai alle spalle con questi bellissimi melograni che sono simbolo d'abbondanza, sono simbolo del ciclo mestruale, dell'utero, del parto, della nascita, della trasformazione, della vita. La donna è l'essere più vicino al creatore, essendo colei che può creare e procreare. Sei giudice in questo senso, nelle tue mani ci sono le conseguenze, il futuro, ma solo riscattando il passato. Se tu perdoni, riscatti te, riscatti lui e dai una possibilità a questa storia. Ed è una cosa molto interessante. Ora andiamo solo a vedere l'altra, che tipo di energie ci sono, che tipo di situazione sesso effettivamente può influenzare questa storia. L'altra. Allora, beh, l'altra è ancora presente, quindi si sentono, c'è comunicazione. Probabilmente ancora si vedono. Quindi questa è la situazione attuale che precede il cambiamento profondo che abbiamo comunque intuito dalle carte di prima. Lui sta valutando, lui sta chiedendo aiuto, il discorso fatto con la carta iniziale dell'albero, no? E della donna che abbraccia l'albero. Lui è confuso, come se volesse lasciare saltando un trapezista, ma ne deve trovare un altro. Se non ti trova, lui non salta, questo è il discorso. Per quanto poi nei confronti di lei, in questa direzione, anche sessualmente ci stiamo un po' chiudendo, nei confronti tuoi ci stiamo riaprendo. Allora, uno sguardo umano che giudica con occhi normalissimi, quindi non c'è nulla di male, applica una legge matematica. Hai fatto questo, occhio per occhio, dente per dente, ma non se ne esce dal karma, perché così è un rimando continuo, rimando continuo. La grandezza degli imperatori romani, che guardavano gli spettacoli del Colosseo e al Colosseo, non era tanto fare così, quando oramai il gladiatore era spacciato, ma era fare così. Io ho il potere di concederti il perdono, io sono talmente grande che ti lascio vivere. Sembra una banalità, ma il potere è nell'energia positiva, e l'energia positiva non ha un valore morale, ecco perché non la si può calcolare in maniera matematica. Ha un valore tecnico di correttezza, la giustezza intesa come in quel momento è l'azione migliore da compiere, non tanto come chiusura del passato. Allora io ti giudico e qui ti inchiodo. No, ma come premessa del futuro, io ti libero, ti riscatto, sei un uomo libero. Quando Gesù perdonava, interrompeva il karma delle persone, metaforicamente parlando, vai, sei perdonata, sei perdonata. Poi, se hai tanto amato, meglio ancora. Però il punto è proprio quello. Per questo tu hai nelle mani una grande possibilità, perché l'amore è, diciamo, un'energia che informa e riempie tutto. Non c'è un'energia suddivisa tra persone. L'amore è amore, quando si manifesta riesce a spezzare vincoli karmici anche tra altre di altre situazioni e tra altre persone. Perché è un calore talmente forte che fonde, mettiamola così, l'acciaio di tutte le catene. Quindi è per questo che bisogna amare, 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 amare in maniera incondizionata. Perché se sei incondizionato nel tuo amare, non hai condizioni e non hai condizionamenti. Sono tutti scatti di consapevolezza profondi che non può fare chiunque. È ovvio che in questo momento, se ti arrivano queste informazioni, probabilmente la tua anima è pronta per questo salto evolutivo. Non perché te lo sto dicendo io, che nel mentre te lo dico imparo a mia volta da quello che le carte suggeriscono e ci fanno canalizzare. Quindi questa persona sì c'è, ma in fondo è e non è un problema, ma dipende dal ruolo che tu deciderai di avere in questa situazione. Quindi il consiglio a stringere che le carte ti possono dare è
Sì, fuoco. Abbiamo un animale incendiario. Da un certo punto di vista sembra, no, quasi una cosa negativa fare piazza pulita, però fare piazza pulita di per sé non è mica un male. Per poter ricominciare, spesso si dà fuoco ai campi per fertilizzarli nuovamente. Quindi abbiamo un fuoco e la capacità di tirar fuori questo calore. E il calore comunque è anche luce. E tu non lo sai e non credi in te perché ti guardi dall'esterno, ma la torre doveva guardare se stessa dall'interno. Il fuoco è dentro e non è fuori. Fuori sembra un animaletto, no? Sangue freddo. Invece qui tutto è freddo, tranne che l'animaletto e il sangue. In realtà non è freddo nulla, però la pietra di per sé è arida, asciutta, potrebbe far pensare a un qualcosa, no, di freddo. Allora, siamo nel contesto boschivo. Abbiamo gli alberi, ne prendiamo uno sotto braccio, che oppone resistenza, e iniziamo a portarlo in una certa direzione, senza forzarlo troppo, lasciando a lui anche la possibilità di riallontanarsi per ritornare. Quindi tu sei una sorta di Virgilio che va a beccare questo Dante confuso nella selva oscura. Torna l'oscurità, colore, torna il bosco, torna il ruolo di guida, e la guida decide la direzione. Quindi la tigre con sopra, abbiamo anche le fiere della Divina Commedia. Allora, vediamo quali saranno i risultati a breve. Vediamo se riusciamo a estrapolare queste spade dal cuore. Beh, tutto parte da questo: dal tuo superare il dolore che può bloccarti, chiuderti, atterrirti. Di nuovo la papessa con la sua consapevolezza profonda. Si passa da qui. Cioè, tu non potrai svolgere questa funzione se non superi prima il tuo inferno personale. Una guida in mezzo agli altri. Si vede anche dal colore delle tuniche. Prendiamo ancora una carta prima di chiudere, è saltata questa. Beh, è una profonda, profonda elaborazione. E torniamo al concetto di prima. Tu sei vicino al creatore, tu puoi creare anche precondizioni per il futuro. Tu hai l'albero alle spalle e anche il tradimento, questo animale con le sue belle corna. Siamo in una primavera, c'è possibilità di rinascere e guardi quel famoso sacro Graal. Fate il dentro come il fuori, disse quel tale, altrimenti sarete solo dei sepolcri imbiancati, ma dentro cosa c'è? C'è la morte. Noi abbiamo visto la morte prima come simbolo, una fase trasformativa. Non di chiusura del sepolcro, ma di apertura e quindi di resurrezione. Questo che cosa vuol dire? Che nelle tue mani c'è la possibilità di cambiare le sorti, quantomeno quelle prevedibili, di un rapporto che ad oggi sembra non promettere granché di buono e che invece potrebbe effettivamente portarvi verso il coronamento di un sogno. Ultimissima, ultimissima, ultimissima carta. Eremita, che sta mettendo nero su bianco, l'abbiamo detto, è fondamentale l'approccio stile contratto. Parliamo in maniera chiara, non voglio leggere tra le righe, non devi leggere tra le righe, dobbiamo mettere in chiaro tutto da subito e stai incominciando ad illuminare proprio la tua interiorità. Abbiamo detto conosci te stesso uomo e conoscerai, no, gli dèi e il mondo. Qui ci sono tutti i libri, cioè la tua conoscenza è dentro, non fuori. Approccia la tua conoscenza e poi approccia il mondo. Complimenti, io aspetto riscontro. Un bacio e alla prossima!